Buongiorno a tutti, sono Marco del ristorante Lucio Casetta di Imperia con lo chef e siamo qua per proporvi due piatti tipici liguri, in particolare un piatto di crudo. Il pesce che andremo a utilizzare per il crudo sarà un filetto di spada, la palamita, nostra tipici locali, un filettino dorata, i nostri gamberi di Imperia e del tonno. Allora iniziamo a fare la tartare con la palamita. Una volta fatta la tartare la metteremo qua in questa coppetta con un'aggiunta di sale e l'olio extravergine DOP Riviera Ligure. E così incomincerà a prendere un po' di aroma di questo olio profumato. Filettino dorata, faremo alcune fettine di più fine possibile di orata e le impiatteremo, sufficiente. Proseguiamo con lo spada, anche qua un carpaccio tagliato a coltello. Metti in piatto, impiattalo pure. Procediamo con la pulizia del gambero sgusciandolo per andare a quasi a completare il piatto del crudo. Ci vuole un pochino. E in ultimo il tonno. E faremo un cubettino e così andremo a completare il nostro crudo. Adesso abbiamo messo la palamita nel piatto e adesso andremo a spiegare il condimento, questa nostra vinaigrette di agrumi con l'olio extravergine DOP Riviera Ligure. Sì. Faremo 2 cucchiai d'arancio, 4 di limone, un goccio di sale, pepe, e il nostro olio extravergine DOP Riviera Ligure che conferisce un sapore quindi morbido, profumato, non acido, quindi non altera i sapori ai nostri elementi. Verrà emulsionato adesso per mischiarlo bene. Quantità dell'olio è sempre importante nella nostra cucina. Andremo a condire con questa emulsione lo spada, la tartare, il gambero e l'orata. Sul tonno metteremo una crema diversa che vi spiegheremo tra un secondo.
Ecco qua. Quindi l'olio sullo spada, l'orata, il gambero e la palamita. Sul tonno vi faremo vedere un'altra preparazione, una crema tonnata e quindi il nostro extravergine d'oppio Riviera Ligure. Fatta con il tonno, l'acciuga, capperi, uovo, rosso d'uovo e tanto olio extravergine d'oppio da Riviera Ligure. In particolare andrà a esaltare i nostri prodotti, i nostri sapori, senza andare a dare dei profumi alterali molto forti, e in quantità sempre molto abbondante. Quindi andremo a depositare un cucchiaio sopra il tonno e la nostra parte di crudo è terminata.